È strano riprendere in mano la macchina fotografica dopo tutto questo tempo. Perché chi non lo sapesse, vi rispiego in breve: sono andato a Malta, sono tornato, ho fatto l'isolamento, la quarantena, perché appunto c'era il rischio Covid esploso in quella nazione, insieme a Spagna, Grecia e Croazia, se non sbaglio. E ho deciso, per salvaguardare la mia famiglia, le persone che stanno in giro e me stesso principalmente, di stare in quarantena. Ho fatto test e ho avuto gli esiti. Ed è inutile dirvi il risultato, dato che sono qui fuori. Già, negativo. Appena ho letto il referto, ho zoomato su negativo. Negativo, negativo. Beh, raga, però c'è da dire che in questi giorni ho pensato molto. In questi 14 giorni ho pensato: e se fossi positivo? Beh, mi sono guardato il braccio, io che ho un tatuaggio, ho scritto sì positivo. E quindi mi sono detto: perché non prendere sempre gli aspetti positivi delle cose? Perché essere positivi è una cosa bellissima. Non in tutti i casi, ovviamente. Però diciamo che è stato l'insegnamento di questa quarantena. Ho pensato molto e ho tanto, ma tanto da dirvi. E per questo ho deciso di fare un fuck you time per rispondere alle domande al mio vecchio stile. E quindi sono qui, in questo posto magnifico che adoro. Certo, con molto vento e un'autostrada accanto, però spero si senta qualcosa. La prima domanda a cui voglio rispondere per fare chiarezza, dato che molti mi avete chiesto: hai mai pensato di chiudere il canale YouTube e andare avanti con la musica? Sapete molti che la musica per me è un qualcosa di fondamentale. Sto cercando di fare dei passi avanti assurdi, dei passi da gigante, direi. E allo stesso tempo sto portando avanti il canale YouTube. Infatti ho distaccato più o meno le due persone, perché su YouTube sono Drake, in ambito musicale sono Just Drake, che sono due persone completamente differenti che devono dare dei messaggi differenti. Le due cose si separeranno, quindi in questo canale non usciranno più canzoni, ma se restate aggiornati su Instagram e nei social vedrete tutto e scoprirete tutto. Dopo tutto quello che sta succedendo, andrei comunque a vivere a Milano. Altra bella domanda, perché qui c'è una svolta. Io tempo fa vi dissi che verso ottobre più o meno mi sarei trasferito a Milano. Bene, cancellate ciò. C'è sfuggito di mano un lavoro che potevamo fare lì a Milano, delle case che stavano lì a Milano, sono cambiate diverse cose, appunto causa Covid non si sa se chiuderanno di nuovo tutto. Non vogliamo metterci in pericolo, onestamente, lontani dalla famiglia, e quindi abbiamo deciso di restare a Catania. Però io ogni mese, una o due settimane, salirò a Milano, quindi la mia vita sarà spezzettata tra Milano e Catania, mentre Talia resterà qui perché lavorerà, sta cercando lavoro e quindi lavorerà qui a Catania e non potrà salire. Questo è momentaneo, poi si vedrà. Quando sei stato fuori, tu già sapevi di farti la quarantena o è stata tutta una cosa improvvisa? No raga, è stata una cosa totalmente improvvisa, perché quando siamo andati proprio lì, in quei giorni, uscivano notizie di casi Covid, di persone che tornavano da Malta in Italia con il coronavirus. E quindi noi ci siamo detti: bene, abbiamo scelto la giornata fortunata. E quindi no, in teoria non dovevamo essere in quarantena, perché noi siamo tornati il 12 e l'ordinanza diceva: per quelli che tornavano dopo il 14 devono obbligatoriamente fare tampone, quarantena, bla 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 bla. Però abbiamo scelto tutte e tre, io in primis, di fare questo passo e di non rischiare assolutamente, quindi fare cautela, quarantena e tampone finale. E sono molto contento che molti hanno capito questo mio gesto e ho sensibilizzato molta gente che se ne frega del fatto che può mettere in rischio molta gente. E niente, quindi raga, state attenti, mi raccomando, perché per la salute, per voi, ma per chi vi sta accanto, anche i vostri parenti, i vostri nonni, eccetera, è molto molto pericoloso. Come è pericoloso il vento in questo momento, che vorrei strozzarlo se fosse materiale. Tua mamma vi lasciava il cibo fuori dalla camera o entrava lei? Questa è una cosa molto 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 curiosa, nel senso che mettavamo la mascherina, stavamo dentro camera, per andare in bagno utilizzavamo la mascherina, quindi quando uscivamo utilizzavamo la mascherina, avevamo un bagno soltanto per noi, per me e per Talia, perché appunto in casa mia ci sono due bagni, quindi abbiamo avuto questa fortuna. E poi il cibo ce lo portava lei con la mascherina in camera, senza entrare ovviamente sull'orlo, lo prendevamo e mangiavamo in camera come se fossimo più o meno in hotel. Però non potevamo uscire da quelle quattro mura e fidatevi, non è bello. Se non fossi diventato uno youtuber, quale altro lavoro avresti voluto fare? Questa è una bella domanda, però non ha una risposta, nel senso che grazie a YouTube ho scoperto delle mie passioni, come per esempio l'editing, la fotografia. Quindi in realtà non lo so, se non avrei totalmente iniziato, se non avessi, anzi, la grammatica, probabilmente avrei continuato a giocare a calcio. Mi sarei operato il ginocchio,
quel famoso ginocchio rotto che mi ha fatto smettere di giocare a calcio, però mi ha fatto iniziare su YouTube, quindi tutto è un segno, tutto è un destino secondo me. Non lo so cosa avrei fatto, magari al Mac, lavorare al Mac o un taste maker del Mac, nel senso che mangiavo qualsiasi cosa e dicevo sì sì, questa è buona. Stando a casa hai capito qualcosa che non sapevi? Tante cose. Come dicevo prima, bisogna essere positivi nella vita, nel senso che ho riscoperto molte piccole gioie. Fare una quarantena personale, vedere che il mondo usciva, la gente usciva, si divertiva eccetera, io stavo a casa, non potevo fare niente, mi ha fatto rivalutare le piccole cose davvero. Dire di no ragazzi è un qualcosa di bruttissimo, bisogna sempre dire di sì e mai rifiutare le esperienze. Sai Cree, vuoi fare questo? No, non c'ho voglia, lo dico, fallo, fatelo, perché non si può mai sapere nella vita cosa succede e non bisogna mai pentirsi di niente. Io in questi giorni mi sono pentito di tante scelte sbagliate che ho fatto, tanti no detti, ma sbagliando appunto si impara, e spero che potete cogliere al 100% questo messaggio. Poi ci mandano a fanculo e ci sta, guarda, se è fanculo significa questo paradiso qua con le palme dietro, ci starei per sempre. Sei felice del tuo progresso riguardo la musica? Un saluto. Abbastanza, per me è ancora l'inizio, anzi per me è ancora l'inizio, deve iniziare. Spero che mi seguirete da questo punto di vista, perché per me la musica è importantissima ragazzi, davvero importante, ho dei progetti al di fuori della norma e sono contento che sono riuscito a delineare quella brutta cosa che all'inizio mi dicevano: ah sei un youtuber che fa le canzoni, ah uno youtuber che si vede, ah sei il migliore tra youtuber a fare le canzoni. No raga, uno che fa un determinato lavoro non significa che può farne anche un altro. Se io faccio il cameriere, perché non posso fare il cantante? Dire uno youtuber che canta non ha assolutamente senso. Certo, è ovvio, ci sono molti youtuber che portano canzoni nel proprio canale, ma non sono appassionati, quindi le canzoni se le fanno scrivere, si fanno creare tutto un progetto e loro mettono soltanto l'immagine. Lì sì che vi do ragione, perché il prodotto potrà essere bello, però quanto ti sei divertito a farla se poi te l'hanno fatta da altre persone? Il successo che avrai è un successo tuo meritato o è un successo spinto da altre persone? Quindi fatevi due domande per molti, diciamo, ma non voglio dissare nessuno. Vorresti rivivere la quarantena dato che ti ha fatto fruttare un bel remix? Perché non sapesse, è uscito il remix di Jaja, la canzone di Ana con Maluma, il remix, però al posto di Maluma c'è la mia voce. È stato difficile farla, però mi sono divertito tanto e non posso postarlo su Spotify e su YouTube per motivi di copyright, quindi passate su Instagram, è molto figa. E comunque no, non voglio ripassare la quarantena, perché il remix o cose del genere posso farle anche senza, anzi è proprio qui in questi posti che vengo a scrivere le canzoni e quindi mi mancava. Ci chiedono se sono abbastanza sensibile. Raga, se vi dicessi che guardando C'è posta per te mi metto a piangere, è una risposta abbastanza completa? No, perché mi metto a piangere. Tra pagare i programmi di editing, computer e altre varie attrezzature c'è un reale guadagno o no? Beh, dipende da quello che fai. Io investo molto su ciò che faccio, sull'attrezzatura, sui programmi eccetera, perché alcuni sono craccati, lo dico, ma altri sono pagati. Memory card, batterie, luci, microfono, asta, computer nuovo, schermo nuovo, casse nuove. Tanto lavoro, tanti sacrifici, tanti soldi messi da parte per migliorare quello che porto, quindi sì, c'è un riscontro se lavori bene. Qui entriamo in situazione sentimentale e ci chiedono: è grave non aver ancora baciato una ragazza a 15 anni? No raga, non è grave, non mi fate mille paranoie. Non averlo fatto a una tot età, non aver baciato una ragazza, non aver avuto una relazione, essere single, raga, la vita è bella perché ognuno di noi ce l'ha diversa e può raccontarla in maniera propria, personale, e proprio perché ha caratteri differenti è bella. Quindi non state ad ascoltare le persone che dicono: ah ma ancora sei vergine, ah ma ancora mi ha dato un bacio, ah ma ancora non è una ragazza. Sì, e qual è il tuo problema? Assolutamente nulla, raga. Perché ognuno di noi ha un tragitto che il destino ci farà percorrere. Magari ognuno ha il proprio momento e magari ci sono i suoi perché. Quindi, raga, state tranquilli. E l'ultima domanda a cui voglio rispondere è: come è nata la passione da YouTube? Dal nulla, ho risposto tantissime volte. E qui ho bisogno della vostra mano. Perché? Perché appunto io sono nato facendo video che mi divertivano, facendo video in cui mettevo il 100% perché era una mia idea, era un video che mi divertiva, che mi appassionava, che mi piaceva montare. Spesso capita che vedo gente che mi dice: Cree, non porti più video come prima, nel senso il mio canale sta diventando un canale di coppia. E avete ragione, nel senso che amo portare video con Dalila, però se sono
continui questi tipi di video non è più una sorpresa. Cioè, nel senso, potrei portare dei video come facevo una volta, dove sono da solo o con mio fratello, con mia madre, con dei miei amici, dei video più particolari, più studiati, che però piacciono in primis a me, se piacciono a me so che piacciono anche a voi, e poi ogni tanto ovviamente video con Dalila. E quindi perché mi dovete dare una mano voi? Dovete consigliarmi dei video da portare intanto da solo, quindi qualche serie da iniziare, qualcosa che volete vedere, qualcosa che vi appassioni, e poi dei video da fare con amici, mio fratello, mia madre, eccetera, dove potrò svagare e andrò anche a Milano, quindi potrò portare nuovi contenuti anche in nuove città. Quindi non lo so, fatemi sapere, è importantissimo per me davvero. E quindi scrivetelo sotto nei commenti oppure su Instagram in direct. E niente raga, con questo panorama, sperando che qualcosa si sia sentito, scusate il vento, il casino, come vedete volevo portare un video fuori quelle quattro mura e ci sono riuscito. Spero che vi sia piaciuto, torneremo più forti di prima. Adesso si inizia davvero a marciare, a correre, passare su Instagram, su TikTok, usciranno tanti contenuti, bei contenuti. E niente raga, un salutone, qui dal vostro Drake è tutto, bella raga.